Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo tutorial sulla Off Bergman 1.004, ragazzi. Allora, iniziamo col dire che ho aggiornato il gioco, quindi l'ho aggiornato alla versione 1.5 e non mi sta dando problemi con l'Off Bergman. Tutto per il momento funziona tranquillamente, quindi almeno per adesso posso dire che va bene, che non crea problemi. Ho avuto qualche piccolo laghettino all'inizio, forse doveva risincronizzarsi la mappa, non lo so, col nuovo aggiornamento, non lo so, però insomma adesso sembra che vada bene. Sono contento che questa serie vi piaccia. Se a voi piacciono le cose, io le porto. Se voi non le guardate, non vi piacciono, non le porto più. Sapete che la regola è sempre questa. Invece le state guardando, le visual vanno bene, io finché le visual superano le 1000 io non ho problemi, ragazzi, e vi continuo a portare determinate serie. Allora ragazzi, oggi facciamo vedere la produzione di patate e sacchi di patate, sacchi di pellet. Questa produzione qua, ragazzi, è fatta allora possiamo vendere questi sacchi sia nei negozi, sia nel nostro negozio, sia nel paese, ma la particolarità di questa produzione è che i sacchi di patate, i sacchi di pellet sono le uniche due cose che possiamo vendere proprio casa per casa. Come vedete nel menu dei prezzi abbiamo 8 famiglie: la famiglia Razer, Geyser, Lehman, Meyer, Miller, Ritter, Rush, Guit, Traken, Duke, Bagen, Hero. Ok, abbiamo queste famiglie qua che accettano, come vedete, la nostra roba. E proprio come dei punti vendita, ogni famiglia paga di più, una famiglia paga di meno, quindi purtroppo non abbiamo un prezzo fisso a famiglia, ma sono loro che fanno i prezzi. Quindi decidiamo noi se venderlo a tutte le famiglie oppure se vendere la roba solo a uno o a tutti, insomma. Ecco, questo vi volevo dire. Allora, io vi consiglio ovviamente di vendere sta roba alle famiglie, e alle famiglie che danno il prezzo, diciamo, più altino. Guardate che differenza di prezzi, ad esempio, sulle patate che c'è rispetto ai negozi normali. Mentre io adesso sto giocando a facile, ok, ma mentre il negozio normale o lo shop della farm ti vende il sacco di patate a 639 euro, la famiglia te lo accetta, ti dà anche 1900 euro per avere un bel sacchettino di patate biologico Robby Mel o il nome della vostra farm. Quindi ragazzi, io vi consiglio di vendere patate e cippato alle famiglie, perché ci guadagnate veramente tanto. Ovviamente lo stesso discorso vale anche per il cippato: mentre il cippato è venduto a 290, così 400 eccetera eccetera, per le famiglie arrivano quasi a darvi 1000, come potete vedere. Quindi vi consiglio di consegnare alle famiglie, poi andremo a vedere come si consegna alle famiglie e quali sono queste famiglie. Innanzitutto ragazzi, andiamo a vedere dove sta il cosino. Il cosino sta vicino alla vasca dei liquami, sotto lo slurry storage, non ve potete sbagliare. C'è questo cosino qua davanti all'essiccatoio qua, ragazzi, c'è questo cosino qua. Come vedete, apriamo l'F1 e si chiama Big Bag Max. Anche qui ovviamente, ragazzi, dovete entrare come se fosse un veicolo. Eccolo qua, voi entrate e dovete innanzitutto accendere, poi fate abilita creazione di pallet. Vedete, sull'F1 abilita creazione di pallet. Adesso è tutto in funzione. Per farlo, per caricarlo, ovviamente dovete usare una paletta gommata. Ecco qua, amici, paletta gommata, si apre, si tira su. Ok, paletta gommata, buttate dentro, ragazzi, un attimo, buttate dentro, vedete, e lui automaticamente riempie la sacca. Guardate che spettacolo, la sacca si riempie in automatico, finché voi non la togliete non se ne crea un'altra. Ecco qua, ragazzi, vedete, se ne sta creando un'altra, poi la togliete, se ne sta creando un'altra, vedete, finché appunto il serbatoio non si svuota. Vedete, la togliete, se ne sta creando un'altra, vedete che spettacolo, guardate che spettacoletto, guardate che spettacolino. Ecco fatto. Ovviamente funziona così sia con i sacchi di patate che con i sacchi di pellet. Adesso vediamo un attimo. Ovviamente per switchare da pellet a patate dovete far sì che sia tutto vuoto, capito che vi voglio dire? Cioè dovete prima svuotare tutte le patate e poi dopo mettete il cippato, perché altrimenti il cippato
non ve lo fa scaricare. Il pellet ovviamente vi viene messo in, vi viene, cioè in realtà sarebbe cippato più che pellet, sarebbe più giusto dire sacchi di cippato che di pellet. Io dico pellet, ma in realtà sono sacchi di cippato. Come vedete, 6,40 è poco, ragazzi, è poco per un altro sacco, però ecco fatto. Ok, quando si è svuotata tutta, che il sacco non è ancora riempito, vi trovate sto sacchino, io vi consiglio di metterlo da parte e rimetterlo sotto quando poi ricaricate, così lo finite di riempire. Stesso procedimento, ragazzi, anche con il cippato. Ovviamente buttate dentro il vostro cippatino, ecco fatto, buttate dentro il vostro cippatino, lo buttate dentro, ok, ed ecco qua. O entrate dentro alla cosa, fate abilita creazione di pellet un'altra volta ed ecco fatto che stavolta vi esce il cippato, che io qui c'è scritto cippato, ma per me io lo chiamo pellet, vedete, sembrano proprio le buste di pellet, quelle che si usano per le stufe, per i cammini. Ecco fatto, ragazzi, cippatino da andare a vendere, quindi ecco qua, patate e cippato, e adesso andiamo a vedere come venderle. Allora, amici, all'interno della mappa trovate anche questo simpatico furgone, ragazzi, che vi servirà per andare a vendere le cosette o allo shop del paese o in giro, porta per porta, porta a porta, eccetera eccetera, ragazzi. Adesso voi caricate tutto qua dentro, in modo che comunque, ecco fatto, molto delicatamente come sto facendo io, vedete, caricate tutto qua dentro in modo da andare a vendere la roba casa per casa nel paesello, ragazzi. Questa è una cosa veramente fantastica, 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 ragazzi. A me emoziona, mi sto emozionando con tutto questo realismus, mi sto emozionando, ragazzi. Ok, buttiamo dentro, vabbè, eccetera eccetera, andiamo, poi chiudiamo e partiamo, qui si sballottola tutto dentro, ma chi se ne frega, noi intanto andiamo. Allora, ragazzi, il problema di queste case a cui noi dobbiamo fare le consegne è che non so per quale motivo non hanno voluto segnalarle sulla mappa, quindi le dobbiamo cercare noi. Sono 8 case, non è che ci vorrà tanto a cercarle. Io adesso non è che mi metto a cercare tutte le case una per una, mi scusi, mi faccia passare, perché sennò il video dura 6 giorni, però insomma, se guardate e buttate un attimino un occhio, vedrete dove sono le famiglie. Io adesso vi faccio vedere più che altro come individuare quali sono le case a cui consegnare, e mamma mia che guida pericolosa, e dove soprattutto consegnare, qual è il trigger. Allora, innanzitutto, ovviamente le case stanno tutte qua intorno zona shop, zona del paese. Quando voi vedete una casa, vedete col cancellettino aperto, non ve potete sbagliare, aspetta che apro dietro, scendete, ragazzi, e ogni tanto c'ho qualche micro lag, ve l'ho detto, aspetta che mi sa bisogna aprire pure laterale, ragazzi, aspetta, come si apriva laterale? Ok, così, ok. Voi, ragazzi, scendete, prendete il vostro sacchetto, la vostra roba che avete deciso di vendere. Oppla là, mannaggia i bug qua, la fisica di Farming. Scendete, ragazzi, e dovete sempre buttare l'occhio a queste cestine qua. Sono delle cestine con una manina, così, eccole qua, e sono queste le ceste dove dovete buttare la roba. Vedete? Venduto. Ad esempio, quest'altra casa c'è il trigger qua. C'è il trigger qua dietro, quindi, ragazzi, vedete, vi dovete un attimino ingegnare un po' con lo sguardo, cercare di capire un attimo. Adesso noi andiamo con lo sportellino aperto, così ci perdiamo proprio tutto per strada, però insomma dovete proprio ingegnarvi un attimo, cercare di capire e memorizzare dove sono le casettine, ragazzi. Le dovete girare, dovete guardare un po' a piedi e dovete andare. Certo, era meglio secondo me che le mettevano sulla mappa, però insomma alla fine io credo non sia così difficile trovarle. Insomma, vedete, qua non c'è nessuna cassettina, mi pare. Insomma, giriamo di qua, vediamo se di qua c'è qualche cassettina. Vediamo, dovete far così, raga, purtroppo non ci sono altre metodologie. Dovete girare e memorizzarvi dove stanno le cassettinucce. Ecco qua, ad esempio, qua, ragazzi, eccola qua.
Eccola qua, una cassettina, vedete? Non vi potete sbagliare perché comunque ci sono i cancelli aperti, no? È come se i titolari lasciassero appunto i cancelli aperti per far sì che voi entrate a consegnare la roba. Quindi quando vedete il cancelletto aperto entrate, quando non vedete il cancelletto aperto vedete probabilmente non siete ben accetti, cioè non gliene può fregare di meno di comprare i vostri prodottini. Guardate ad esempio qua dentro, dentro a sta via qua, ragazzi, dentro a sta via qua ci sono tutti i cancelli aperti, abbiamo perso un sacco, ci sono tutti i cancelli aperti, ce ne sono ben due, ecco qua ragazzi dove siamo ben accetti, ecco qua, buongiorno, buongiorno, senta, dov'è il cosino per metterle il cosetto? Buongiorno, cerco il cosino per inserirle il cosetto, buongiorno, buongiorno, ah eccolo qua, ok, grazie, la ringrazio, poi anche il vicino di qua ragazzi, anche il vicino di qua c'ha il cancellino aperto, quindi probabilmente aspetta noi, vediamo un po', buongiorno, dov'è il cosino? Eccolo qua ragazzi, e via via ragazzi, vi divertite così. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa splendida produzione casa per casa, insomma di questa raccolta casa per casa, di questa consegna casa per casa, vi sentite anche un po' corrieri così, fighissimo. Avrei preferito più case, più roba, poter consegnare anche il latte, le caciotte, invece purtroppo c'è questa piccola limitazione che si può dare solo patate e cippato, ma avranno avuto i loro motivi. Fatemi sapere cosa pensate nei commenti, state tranquilli che arriveranno anche tutti gli animali, tutto il resto, insomma pian piano vi spiegherò un po' tutto. E come al solito grazie a tutti voi di essere arrivati fin qui, vi amo, vi adoro, grazie anche ai miei amici abbonati che mi sostengono, fanno in modo che io possa andare avanti con questi tutorial, con questo canale, con questi video, grazie. Se anche voi volete sostenermi, in descrizione c'è il link per abbonarvi o fare una semplice donazione libera con Streamlabs. Vi ricordo che in descrizione potete comprare Farming Simulator 19 DLC Platinum Edition a ben 3-4 euro meno rispetto a Steam, o addirittura comprare solo il DLC a 16 euro, costa 20, quindi insomma, e tanti altri giochini scontati di Stan Gaming. Venite su Twitch dove faccio live praticamente mattina e sera, a volte solo mattina, a volte sera, a volte mattina e sera, insomma quasi tutti i giorni, anzi tutti i giorni, quindi venite anche su Twitch ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!